Ciao ragazzi, allora stasera video dei prodotti smaltiti negli ultimi 2 mesi, quindi agosto e settembre 2016, vero Amelie? Sì. Giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che vi mostro stasera, quindi che ho finito, dei prodotti di cui esiste già la recensione sul mio canale. Vi lascerò il link sia giù nell'info box con il minutaggio esatto, sia cliccabile qui in schermo, sempre al video dove c'è la recensione, al minutaggio esatto, così se siete curiosi di sapere qualche notizia in più rispetto a quelle che comunque vi do in questo video, basta cliccare, questo video si interrompe e nel quello che si apre quello che si apre c'è la recensione. A me lì oggi mi sta un po' azzeccata perché sono stata via tutta la giornata, quindi ora vuole stare vicino a me. I prodotti come sempre sono nella bustina di Kiko. Allora, il primo che spunta, si è visto già, è questo prodotto della Yves Rocher. È è un gel doccia esfoliante al profumo ricreato di arancia candita e mandorle. Oddio, sto affogando. Era una confezione da 225 ml, praticamente era sì un doccia schiuma in cui dall'interno c'erano tanti microgranuli che aiutavano a fare un po' di esfoliazione del corpo, della pelle del corpo. Non lo usavo assiduamente. Il profumo? Sì, di mandorla, ma niente di più. Sono pezzetti che cadono ovunque, l'ho finito di recente. Allora, scusate, ma mi sento un pochino. Sono troppo. Aspettami lì, ok. L'ho utilizzato prevalentemente i primi giorni post depilazione, quando la pelle è molto delicata e molto sensibile. Non volevo partire subito a fare gli scrub con guantini oppure olio e altre sostanze che aiutano a fare lo scrub. Allora, in quei giorni preferivo utilizzare questo, che è molto più delicato. L'ho utilizzato anche per fare pedicure e manicure durante la lavorazione della manicure o del pedicure, quando dovevo aiutare a esfoliare le cuticole o le parti un po' più dure, delle mani no, dei piedi sì, utilizzavo questo prodotto che mi aiutava a esfoliare e quindi a rendere le cuticole un po' più morbide, già pronte a essere spinte via, o iniziava ad aiutarmi per levigare le parti dure del piede, e mi è piaciuto tanto. Poi ho finito dei provenzali, il bagno schiuma erboristico all'olio di mandorle dolci, pH 5.5, di origine vegetale. Era un bottiglione da 400 ml. Quest'estate lo abbiamo finito insieme in combo io e mia sorella, ma più o meno per la maggiore l'ho usato io e mi è piaciuto tanto, ho fatto anche la recensione, quindi è un prodotto che ho approvato, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho finito questa crema della Stenom, della linea Cool & Pid, della linea Fit Care. Praticamente è una lozione rinfrescante per gambe e piedi affaticate. È una confezione da 250 ml. Sono secoli che utilizzo questo tipo di prodotto della Stenom, mi sono sempre trovata benissimo. Ora non ne ho uno per sostituirlo, sto usando un'altra che è molto similare, però questa mi piace molto di più, è più fresca, è più gelatinosa, si assorbe meglio, anche se in estate mettendo il sandalo si rischia lo scivolone del piede, però è fattibile. Poi ho finito della Violetta questo leva smalto da 250 ml che mi è piaciuto molto, anche perché l'avevo trovato in offerta e l'avevo pagato poco, per 250 ml mi è durato un bel po'. Della Delicie Soleil, una crema solare protezione alta, pelle molto chiara, PFP 30, resistente all'acqua, vitamine e filtri UVA e UVB, dermatologicamente testato,
Allora, il sistema di filtri solari UVA e UVB, questo ve lo recensire perché non serve più, ormai siamo ad ottobre, però non l'ho mai recensito visto che l'ho messo direttamente in uso, non ve l'ho mai mostrato neanche in un video acquisti, quindi voglio spendere due parole visto che sono dei prodotti a basso costo. Io l'ho trovato all'MD, al supermercato sotto casa, a basso costo, mi sono trovata benissimo. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, il rapporto qualità-prezzo e confezione, perché da 250 ml è più che straordinario, più o meno è intorno alle 4-5 euro, 4 euro più o meno, 3,90 euro di preciso, non mi ricordo. Comunque, dietro dice: il sistema di filtri solari UVA e UVB aiuta a prevenire scottature e a proteggere la pelle dai colpi di sole. La formula con vitamina E è anche adatta per le pelli delicate, applicare prima di esporsi al sole e poi a intervalli regolari. Non rimanere esposti al sole a lungo, troppo a lungo, anche se si utilizza un prodotto con la protezione solare. Tenere neonati, vabbè, queste sono le solite indicazioni. Ha un profumo di cremozzo solare, anche se è un cremozzo non fa scia bianca, non schiarisce la pelle, mi ha protetto tantissimo. Oddio, non riesco più a parlare. L'ho utilizzato nel mese di agosto più o meno, l'ho finito insieme al mio fidanzato, mi sono trovata benissimo. L'ho usato dal collo in giù, anzi dal décolleté in giù. Sul viso non l'ho usato perché avevo un'altra crema, magari vi lascio l'informativa di quella crema che mi sono trovata anche con quella super bene. A casa utilizziamo spesso questa linea di solari. Mia sorella quest'anno ha utilizzato la 20 se non sbaglio e poi un olio solare gli ultimissimi giorni sulle gambe e anche lei non ha avuto scottature né eritemi, ci siamo trovati veramente bene. Poi il prodotto è facile da spalmare, non è un cremozzo pesante e mi è piaciuto anche per quello. Anche l'unica pecca, ma quello ormai tutte le creme solari, quando siamo stati al mare qui a Paestum, che la sabbia è molto sottile, ovviamente avevi già la crema addosso, ti facevi un pastone un po' esagerato, però gestibile, diciamo così, scusate il telefono. Come sempre, ovviamente, cioè ormai ci siamo abituati. Altro prodotto che ho finito sono delle salviette struccanti della Fresh and Clean, la linea Beauty, viso e occhi, 25 salviettine struccanti con estratti di camomilla, con multivitaminico complex senza alcol, per tutti i tipi di pelle, che dice più. Niente di più di questo. Allora, è stato un prodotto tecnicamente scadente. Prima di tutto la confezione, questa plastichina qua ha perso aderenza nel giro di 2 giorni, 3 giorni, non ricordo. Le salviette, anche se erano molto grandi, erano poco imbevute di prodotto struccante, quindi per togliere un trucco completo, come può essere trucco occhi, trucco viso, trucco labbra, eccetera, avevo bisogno di almeno 2/3, dipendeva dall'intensità del trucco. Per i trucchi semplici come quello di oggi, praticamente un po' di matita colorata, mascara e lucida labbra si toglie con un soffio, poteva andare bene, ma per il resto no, non mi è piaciuto per niente. L'ho anche portato in vacanza quando sono stata al paese. No, lasciamo stare, no. Questo è proprio no. Poi ho finito questo smalto della Crystal, di cui non c'è neanche più scritto né il nome né il numero né riferimenti eccetera, ce l'avevo da un bel po', mi ricordo manco da quanti ml, è abbastanza grande, mi è piaciuto perché era un bellissimo color viola melanzana pieno di glitterini, quindi molto resistente, si asciuga in fretta. Veramente eccezionali questi prodotti. Come ho detto anche altre volte, quando ho mostrato questi smalti finiti, non li compro più perché non vado più nel negozietto che li rivende, perché in un'altra zona della città la frequento ora molto di meno. Quando mi sono trasferita la frequentavo zero quasi, adesso
anche se poi è la zona di residenza dei miei nonni, però se vado vado direttamente a casa dei nonni. Comunque mi è piaciuto tantissimo, il colore poi è stupendo, era bellissimo. Poi a me gli scuri piacciono sempre, in estate, inverno, primavera, autunno, mattina, pomeriggio e sera. Poi ho finito della Sense Out, un dentifricio per denti sensibili da 50 ml. Allora, questo dentifricio me l'ha consigliato il mio dentista di fiducia, perché ho un brutto... No, questa zona qua specialmente è molto sensibile rispetto al resto della bocca, e quando becco i momenti in cui è al picco della sensibilità soffro le prede dell'inferno. Veramente non posso bere acqua se non è a temperatura ambiente o anche più calda. Se è leggermente più fredda della temperatura ambiente mi fa malissimo. Quando ho utilizzato questo tipo di dentifricio, che è sotto raccomandazione medica, si trova in parafarmacia e in farmacia, la mia sensibilità è andata a diminuire di molto, mi è piaciuto tantissimo. Anche la confezione del dentifricio, ma prima di questa, non di questa marca, era per denti sensibili. Avendo fatto questo periodo di due dentifrici, quindi un periodo prolungato, di dentifrici per denti sensibili, ora che sto utilizzando uno così da commercio sempre per denti sensibili, la sensibilità si è abbassata di netto proprio. Poi ho finito un altro smalto, non c'è scritto neanche più il nome, sotto c'è scritto Donna più 40, non ricordo neanche dove e quando l'ho comprato. Era un marrone bronzato scuro che mettevo così raramente che, secondo me, ci ho messo 10 anni per finirlo. Tantissimo tempo. Poi ho finito della Yves Rocher questo lip balm al Nuit de Coq, quindi al profumo di cocco. Balsamo labbra, non c'è scritto sì, però vabbè, un balsamo labbra semplicissimo al profumo di cocco. L'ho anche scavato all'interno per prendere i residui, e pure mi è piaciuto molto. Poi infine un altro smalto, è stato i due mesi di smalto, ho finito questo piccolo smalto della Yves Rocher, questo era il numero 13, il fucsia, pure questo mi è piaciuto tantissimo. Poi 3 ml sono facili da finire e non si rischia di farli seccare. Ultima cosa per questi due mesi che ho finito, il prodotto della Yves Rocher, la matita sopracciglia, è rimasto praticamente questo pezzettino, ma non entra più nel temperino e quindi la devo buttare. Vabbè, fa niente. Ok, questi erano tutti i prodotti che ho finito nei due mesi precedenti. Spero che le recensioni vi siano state utili, che vi abbia fatto compagnia in questi minuti in cui siete stati in mia compagnia. Io ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!